Bentrovati a Toscana Parlamento, il settimanale di informazione sull'attività del Consiglio regionale della Toscana curato dalla redazione di Italia 7. In settimana l'aula di Palazzo del Pegaso si è riunita, tra gli atti che sono stati affrontati, approvata la relazione 2022 del garante per l'infanzia e l'adolescenza della Toscana, Camilla Bianchi, ma non è mancato il dibattito. L'Aula del Consiglio regionale ha approvato a maggioranza con il voto favorevole del Partito Democratico la proposta di risoluzione sulla relazione sull'attività svolta nel 2022 dal Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Toscana, Camilla Bianchi. Contrario il voto di Forza Italia, non si sono espressi Gruppo Misto Toscana Domani e Fratelli d'Italia, mentre la Lega non ha partecipato al voto. Il Consiglio regionale ha approvato la relazione di attività del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, la dottoressa Bianchi, relativa all'anno 2022 e lo ha fatto con una proposta di risoluzione che è stata licenziata dalla prima commissione e poi ha trovato il voto a maggioranza in Consiglio regionale. Si è preso atto dell'attività del Garante nel corso del 2022, del fatto che il Garante abbia dovuto affrontare le esigenze tradizionali collegate alla tutela dei minori nel territorio toscano, ma anche a esigenze sopravvenute, derivate soprattutto dalla prosecuzione ancora nel 2022 dell'emergenza sanitaria che ha posto rispetto ai minori una serie di attenzioni particolari. Così come intensa è stata l'attività del Garante con riferimento al tema della guerra in Ucraina, anche per quanto riguarda il trattamento dei minori stranieri non accompagnati e anche il trattamento che deve essere riservato ai profughi dall'Ucraina. Un'attività che peraltro ha visto partecipare il Garante al tavolo interistituzionale che è stato organizzato presso la Prefettura di Firenze. Nel corso del 22 sono state confermate le adesioni da parte del Garante a tutta una serie di progetti che si sono svolti a livello regionale e anche organizzati da altri enti. Tra questi ricordiamo soprattutto quelli dedicati al tema della legalità e quelli dedicati all'autismo, collegato appunto ai minori e soprattutto all'esercizio delle attività commerciali, con particolare riferimento ai minori che sono appunto colpiti da autismo. Sono stato io in commissione, in prima commissione, a sollevare degli elementi di criticità. Riteniamo che una funzione di garanzia a tutela dell'infanzia, degli adolescenti, dei ragazzi più vulnerabili, più fragili, dei giovani, necessiti di un impegno maggiore da parte del Garante. Abbiamo predisposto come maggioranza una serie di emendamenti che mettano in evidenza la necessità di fare un lavoro più incisivo, più propulsivo, a servizio non soltanto del Consiglio regionale ma delle famiglie tutte, dei ragazzi in primis, e crediamo che sia stato opportuno fermare i lavori del Consiglio per cercare di arrivare a un punto di condivisione laddove si possa migliorare l'efficacia di uno strumento che deve servire soprattutto a favore di quei ragazzi che più di altri sono vulnerabili in un contesto di cambiamento sociale post-pandemico che li ha visti essere coloro che più di altri hanno sofferto di questa situazione. È chiaro che in questo momento parlare del Garante per l'infanzia di fronte a un caso di cronaca in cui una bambina di 5 anni si volatilizza in uno stabile occupato, in una città come Firenze, in cui degrado, marginalità, sono situazioni in cui non dovrebbero mai vivere dei bambini, ci richiama naturalmente tutti quanti non solo a dei pesanti interrogativi, ma diventa anche quasi pleonastico parlare del ruolo del Garante dei minori proprio di fronte a questo. Io ho fatto un richiamo alla concretezza, un richiamo alla necessità di avere ben chiaro quale percorso dobbiamo fare. È inutile avere 500 garanti in Regione Toscana che sono solo poltrone e sono solo costi. Dobbiamo individuare su quali politiche puntare. Per il terzo anno siamo di fronte a un dibattito surreale. Noi abbiamo una garante per l'infanzia che per il terzo anno consecutivo si lamenta del fatto che la giunta regionale non la mette nelle condizioni ideali per poter lavorare. Si lamenta di non avere struttura adeguata, si lamenta di aver chiesto un potenziamento dell'ufficio e di avere invece trovato un depotenziamento dell'ufficio, si lamenta della legge regionale che istituisce la figura del garante dell'infanzia che non traccerebbe in maniera corretta i parametri entro i quali lei si può muovere. E per il terzo anno consecutivo approviamo un atto in aula dove il Partito Democratico dice: esprimiamo grande soddisfazione per quanto detto alla garante, auspichiamo che qualcuno vada incontro alle sue richieste. Loro auspicano e loro governano.
Cioè chi governa deve essere in grado di mettere la garante, o dicono alla garante che non è adatta a fare la garante, che le sue richieste non sono consone, quindi non sono coerenti con quanto la Regione Toscana pensa di quel ruolo, e quindi la invitano a fare altro, oppure la mettono nelle condizioni di poter lavorare. Noi siamo di fronte a una persona che dice: ho bisogno di struttura, e la Regione Toscana, anziché dirgli non è vero, non hai bisogno, oppure sì, ne hai bisogno, eccola, dice: ma auspichiamo che qualcuno doti questa signora della struttura adeguata. È una situazione surreale. C'è molto da fare per migliorare le risorse a disposizione del garante per l'infanzia e dell'adolescenza, se ci crediamo davvero, perché altrimenti si rischia di avere quello che lo stesso garante parla, un vuoto simulacro. Non possiamo permettercelo, soprattutto in considerazione dei dati che ci fanno seriamente riflettere. Consideriamo che sono dati abbastanza remoti, perché dati recenti non li abbiamo, ma intorno, ecco, prima che iniziasse il Covid, c'è un 10% della popolazione giovanile in condizioni di povertà relativa, c'è un 17% di giovani che non cercano lavoro, non lavorano e non neanche studiano, quindi veramente in situazioni non facili anche per i risvolti sociali di questa loro posizione. Dobbiamo fare di più per il mondo dell'infanzia e dell'adolescenza. Noi ci crediamo in queste figure di tutela e continua la nostra azione per spingere sia il Consiglio sia la Giunta di dotare questi istituti delle necessarie risorse e dell'adeguato personale. L'organo legislativo regionale ha approvato anche la risoluzione sull'attività 2022 di un altro organo, quello del difensore civico rappresentato da Lucia Annibali. Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato attraverso una risoluzione l'attività svolta dal difensore civico regionale nel 2022. La risoluzione, già approvata dalla Commissione Affari Istituzionali presieduta da Giacomo Bugliani, passa con 21 voti a favore, Partito Democratico, Italia Viva, e 11 voti contrari, Lega, Fratelli d'Italia e Gruppo Misto Toscana Domani. È stato lo stesso presidente Bugliani a tratteggiare le linee dell'attività, segnalando l'evidente anomalia dovuta al fatto che l'attuale difensore civico, Lucia Annibali, che ha presentato la relazione in commissione, non ricopriva questa carica nel 2022, dal momento che è entrata in carica lo scorso gennaio. L'attività è stata svolta dall'ufficio del difensore in conseguenza delle dimissioni del precedente, Sandro Vannini, che ha lasciato l'incarico nell'aprile 2022. Ad aprire il dibattito il vicepresidente del Consiglio regionale Marco Casucci. Personalmente ritengo che la figura del difensore civico sia una figura quanto mai importante, tratta della tutela dei diritti dei toscani. Però se andiamo bene a vedere, purtroppo nell'ultimo anno notiamo un arretramento delle richieste di intervento del garante, in particolare per l'ordinamento finanziario. In materia sanitaria, i ricorsi sui servizi pubblici. E questo perché? Perché il centro-sinistra, con le proprie divisioni, ha fatto perdere veramente troppo tempo. Per 9 mesi è mancata questa figura ai toscani. E noi siamo stati molto critici che le divisioni all'interno del centro-sinistra abbiano fatto mancare questa figura ai toscani. Notiamo che il nuovo difensore civico si è messo a disposizione, cerchiamo di avere un buon rapporto, ma certo il 2022, questi 9 mesi sono stati veramente tanti. Dopo un periodo non semplice in cui di fatto è risultata vacante la figura del difensore civico regionale, si è arrivati alla designazione di Lucia Annibali, la quale si è presentata puntualmente in prima commissione per relazionare sull'attività del 2022, nell'evidente anomalia che in quell'anno non era Lucia Annibali ad essere il difensore civico della Regione Toscana. C'è da dire che c'è stata una lieve flessione delle istanze presentate al difensore civico regionale, sono state 1.495 le istanze presentate nel corso del 2022, quindi meno dell'anno precedente, dovuto però in realtà più che alle carenze strutturali o dell'ufficio allo strascico derivante dalla pandemia. C'è stato però un progressivo avvicinamento ai territori della Toscana dell'Istituto del Difensore Civico. Sono stati ulteriormente aperti numerosi sportelli di prossimità, un po' disseminati in tutto il territorio della regione. Mi piace evidenziare che questo è un aspetto
nel quale si compendia l'effettiva gratuità del difensore civico, poiché il cittadino in questo modo evita di avere anche i costi di trasporto per poter accedere alla tutela civica. Qui è ancora peggio perché noi veniamo da un anno in cui il difensore civico non ha fatto assolutamente niente, dopo in passato qualcosa aveva fatto, ricordo ancora le denunce in aula del collega Stella sugli aperitivi costosissimi per inaugurare sedi in giro per la Toscana. Lo scorso anno il difensore civico non ha fatto niente, perché il 10 di aprile si è dimesso dopo solo 4 mesi di lavoro per andare a fare altro, per andare a fare l'addetto stampa dell'agenzia che rilancia i comunicati della giunta regionale. Quindi siamo stati 9 mesi, perché il nuovo difensore civico è arrivato a febbraio, 9 mesi senza difensore civico, e anche in questo caso approviamo un atto dove il Partito Democratico dice esprimiamo grande soddisfazione per il lavoro svolto, facendo il copia e incolla dell'atto dell'anno scorso. Di fronte a un difensore civico che lavora 4 mesi, si dimette perché va a fare altro, e per 9 mesi la regione toscana resta senza difensore civico perché Italia Viva e il PD si dovevano mettere d'accordo su chi nominare, noi esprimiamo grande soddisfazione. Noi dovremmo esprimere grave disappunto per quanto è successo, non soddisfazione. Tante sono arrivate richieste da parte dei cittadini per poter monitorare l'inquinamento acustico. Chiedono di avere una centralina, di poter andare poi online per rendersi conto di quella che è la situazione. Questa è la richiesta del difensore civico, noi l'abbiamo portata in aula e l'aula ce l'ha respinta. Io credo che questo sia un messaggio decisamente sbagliato da parte della maggioranza, perché dobbiamo rispetto a queste persone che stanno vivendo da più di 20 anni in una situazione di grande criticità. Sul difensore civico abbiamo espresso una massima condivisione delle politiche portate avanti dalla nuova difensora civica Lucia Annibali rispetto a degli elementi importanti, rispetto alla conoscenza della funzione, una presenza sul territorio, le opportunità fornite nei confronti dei cittadini e delle cittadine toscane, e soprattutto un servizio di tutela nei confronti di tanti servizi integrati, dove il cittadino a volte si sente solo rispetto a queste società, a tutte le bollette che arrivano a casa, a tutta una serie di servizi dove le persone non riescono ad avere una risposta e un'interlocuzione. Seduta conclusiva dell'attività per l'anno ovviamente scolastico 2022-2023 del Parlamento degli studenti, organo che appunto trova casa all'interno degli spazi di Palazzo del Pegaso. Ultima seduta dell'anno per il Parlamento regionale degli studenti, che si è riunito nella sede del Palazzo del Pegaso a Firenze, nel Consiglio regionale. A tracciare il bilancio è stata la presidente dell'organo, Maria Vittoria D'Annunzio. Oggi è l'ultima seduta della legislatura del Parlamento regionale degli studenti della Toscana, che vede con la fine dell'anno scolastico anche la fine della legislatura, appunto. Sono stati tanti gli incontri e gli eventi che abbiamo portato a termine quest'anno, fra i più importanti la visita di una delegazione del Parlamento a Bruxelles, alle sedi del Parlamento europeo, per conoscerne il funzionamento. Non solo, anche un evento portato a termine contro la violenza psicofisica negli sport, e fra gli incontri che più ci sono rimasti nel cuore di sicuro l'incontro con Vera Vigevani Jarak, ovvero una madre e una donna che è scappata dall'Italia durante il periodo dell'Olocausto e che anni dopo ha visto scomparire la figlia fra i desaparecidos. È stato un anno pieno di emozioni, un anno pieno di incontri che ci porteremo per sempre nel cuore, e sicuramente è stato un anno molto formativo per tutti noi. Il Parlamento regionale degli studenti è espressione di 160.000 studenti toscani. I suoi membri sono stati impegnati anche nel progetto di contrasto alla violenza psicofisica nello sport, uno degli ultimi appuntamenti di questo anno di lavoro. Ed è tutto anche per questa edizione di Toscana Parlamento. L'informazione dal Consiglio regionale della Toscana torna la prossima settimana.